Ciao carissimi e bentornati sul mio canale Italiano con Bea. In questa lezione, in questa video lezione, parleremo rispetto a un tema essenziale, importantissimo per l'uso della lingua italiana e in realtà qualsiasi lingua. Stiamo parlando dell'uso del verbo. Che cos'è un verbo? Un verbo è quello che dà l'azione, cioè il movimento di un soggetto che posso essere io, puoi essere te, ok? Quindi prima di parlare dell'azione, capisci bene che è importante che noi parliamo della persona che fa l'azione. Quindi in realtà questa video lezione sarà rispetto ai pronomi di persona, cioè i pronomi personali. Tutte le lingue hanno i pronomi di persona. In alcune lingue ci sono di meno, ci sono di più. In italiano vedrai che abbiamo sei pronomi di persona. Va bene? Quindi cominciamo la nostra lezione. Benissimo, quindi come ti stavo dicendo, in italiano noi abbiamo sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pronomi di persona. Il primo pronome di persona è il pronome io, quindi questa sono io sono Bea, io mi chiamo Beatrice, ok? Quindi io, prima persona del singolare. Secondo pronome di persona è il tu, quindi tu, come ti chiami? Tu, chi sei? Ok? Quindi questo è il secondo pronome di persona. Bene? Dopo del tu avremo il pronome di persona che può essere lei, femminile, o lui, maschile. Questo è il terzo pronome di persona singolare. Ok? Capito? Solo che questo lei avrà anche un altro significato. Per esempio, questo, quando io sto parlando con una persona alla quale devo rispetto, la quale devo essere più gentile, più cortese, io mi riferirò a questa persona come lei, va bene? E come faccio io per sapere se questa persona esige questo trattamento, questa cortesia? Bene, prima di tutto, se è una persona più grande di me, cioè più anziana, più vecchia di me. Va bene? Quindi i signori, le signore vengono trattati in questa maniera, ok? Sempre con il lei, sia maschile che femminile, sia questo signore un uomo che una donna, va bene? Che è quello che vediamo anche in questa immagine, anche questo è il lei. Quindi attenzione, fino a questo momento abbiamo visto io, prima persona, tu, seconda persona, lui, lei come le terze persone del singolare e attenzione che terza persona io devo usare come una persona della quale sto parlando, non con la quale io sto parlando, capisci? Per esempio, io sto parlando con te di Martina. Ah, guarda, Martina, lei è molto bella, vero? Quindi lei, Martina. O posso anche parlare di Marco, lui, guarda come Marco è simpatico, lui. Ok? Terza persona. Invece il lei della formalità, io sto parlando con la persona. Ad esempio, buongiorno signora, lei come si chiama? Ok? Quindi posso trattarti come lei, cioè darti del lei formalmente o darti del tu informalmente. Capito? Molto bene. Adesso vediamo i pronomi di persona plurali. Quindi questi sono: il primo plurale è il pronome noi, ok? Quindi dentro del noi io sto dentro, io ci sto, ok? Quindi noi, io e te, noi. Dopo del noi abbiamo il secondo pronome di persona plurale che è il voi. Quindi attenzione, si vede qui un professore, un insegnante che sta parlando con voi. Dentro del voi io non sono, non ci sto, perché voi siete solo voi, siete seconde persone. Io sono la prima, voi siete seconde con le quali io sto parlando. Ok? Il voi ha una particolarità
perché ci sono varie lingue nel quale non si usa il voi e che al posto di voi, nel locale di voi, si usa un altro pronome, si è inventato, si è sostituito da un altro pronome. In italiano no, voi sarà sempre la seconda persona del plurale, ok? E per terminare abbiamo la terza persona del plurale che è il loro. Quindi loro, io sto parlando di loro, ma non sto parlando con loro. Ad esempio, ti ricordi Martina e Marco? Quindi loro due sono amici miei, sono miei amici, oppure sono italiani. Va bene? Loro, terza persona del plurale. Bene? Quindi, ricapitolando, noi abbiamo visto che i pronomi sono primo del singolare, io, secondo del singolare, tu, terza singolare abbiamo lui per maschile e abbiamo lei per il femminile. Un buon mnemonico, una buona maniera di ricordarsi, che io di solito dico agli studenti, è di associare lui con Luigi. Ad esempio, Luigi è un nome maschile, quindi lui. Lei invece con un altro nome che tu pensi sia più femminile, tipo Lea, ok? La principessa Lea. Lei assomiglia, no? Pronomi plurali. Noi, dopo abbiamo voi, tutti voi a casa, e dopo abbiamo loro, che sto parlando con loro, ma non sto parlando di loro, ma non con loro. Va bene? Quindi un'altra cosa molto importante da ricordarsi con i pronomi è che, come abbiamo visto, abbiamo il pronome di trattamento informale, che è il tu, e avremo anche il pronome di trattamento formale, che è il lei, sia maschile che femminile, va bene? Ragazzi, questo tema, cioè questi pronomi di persona, sono un argomento molto molto importante e anche molto basico, elementare per usare bene il discorso in italiano, perché al contrario di alcune lingue, in italiano, quando vedremo la coniugazione di un verbo, tu vedrai che ci sarà una coniugazione per ogni pronome. Si usano tutti i pronomi in italiano. Tutti. E siccome si usano tutti, noi dobbiamo impararli tutti. Va bene? Quindi, tema importante, interessante che tu lo ripassi e una maniera di esercitarlo è leggere un testo e identificare i pronomi, oppure ascoltare una canzone o ascoltare una notizia sulla televisione, su internet e cercare sempre di identificare. Ah, io! Ho capito questo. Ah, tu, loro. Bene, quindi sono maniere di avvicinarsi, approssimarsi di questo argomento. Va bene? Quindi io spero che questa video lezione ti sia piaciuta e ti auguro un bellissimo studio. Arrivederci.